Sabato scorso si è dato inizio ad un nuovo capitolo della storia dell'ex mulino Albani, il capitolo finale. È iniziata infatti l'opera di demolizione di quello che ormai era diventato un ecomostro industriale. È dal 1992 che l'ex mulino Albani rientra nei piani di riconversione e di riutilizzo dell'area da parte delle amministrazioni comunali che si sono succedute al governo della città, ma solo oggi, dopo l'ultimo dei pareri, quello della sovrintendenza alle belle arti attivata a novembre 2018, che dopo la verifica e i sopralluoghi ha ritenuto che non ci fossero i termini per farlo rientrare come bene tra quelli di archeologia industriale, come qualcuno aveva ventilato, e così ha dato l'ennesimo benestare dopo le innumerevoli mole titaniche di domande ed autorizzazioni che sono state raccolte per dare inizio finalmente ai lavori. È indubbiamente un pezzo di storia della città che se ne va, ha detto l'architetto Bursi, che cura il progetto e le opere che dovranno essere effettuate. Ma la memoria storica del mulino e quello che è avvenuto tra queste mura non verrà persa. Verranno infatti realizzate pubblicazioni, libri e scansioni laser e sonar della struttura. Ma gli stessi proprietari dell'immobile, ora pur guardando con i propri occhi le potenti ganasce d'acciaio della morsa che strappa brandelli di muri e tondini come se fossero biscotti, provano una sensazione di compiacimento per questo capitolo finale della sua storia. L'hanno perso contento perché era brutto. Non è brutto, tutte le volte passano qui davanti, mi fa schifo. Dimmi, guarda un po' come è ridotto, perché adesso è andato giù molto e si è rovinato tanto. E quindi è meglio così? Sì, sì, sì. Non mi dà nessun fastidio giù. Mi sono liberato un po' perché anche la gente mi diceva, ma come fai a tenere tutta la porcheria? Mi dice, tanto io da farlo da mangiare. E via discorrendo. E dopo ci è capitato e abbiamo combinato e è finita. E niente, ci sono stato 10 anni e tutto e poi sono andato via. L'abbiamo comprato nel 1953-52 e poi l'abbiamo abbandonato così e è sempre rimasto così. Sì, sì. Sorce e penticane. Ora, come l'accordo programmatico recita, in 12 mesi dovranno essere eseguite le opere di urbanizzazione che vedono la realizzazione di una rotatoria all'altezza di Via Veneto per consentire agli autobus l'immissione nello snodo di scambio senza interrompere la circolazione stradale, un percorso ciclopedonale che metterà in sicurezza chi deve recarsi alla stazione ferroviaria, 150 posti auto ad uso pubblico, una nuova cabina Enel e messa in sito di verde pubblico ed il trasferimento da Via del Lavoro di un supermercato. A fronte quindi di una demolizione, seppur di un immobile storico, anche se ridotto ad un fatiscente ed irrecuperabile struttura, la collettività avrà dei sicuri vantaggi, oltre a decongestionare Via del Lavoro e ridare ai residenti i propri spazi, la totale riqualificazione di un'area strategica ed ingresso alla città, un biglietto da visita che, così come era ridotto, gridava solo vendetta.